Io sono Beppe Mandalino. Vede, dottore, che me lo ricordo? Mandalino. Così mi chiamo. Beppe Mandalino. E Beppe non è il diminutivo di Giuseppe, come pensano tutti. Mi chiamo proprio Beppe. All'anagrafe sono registrato così. Vabbè, lasciamo stare. Perché mi trovo qui? Come si chiama questa cosa che mi ha portato qui da lei? TSO? Che sarebbe? Ah, trattamento sanitario obbligatorio. Quello dei matti, insomma. Solo che io, caro il mio dottore, non sono matto. Lo so, lo dicono tutti. Tutti i matti dicono che non sono matti. Sì, ha ragione. Io non volevo farmi curare, anche perché cosa dovrei curare? Non ho mica niente che non va. Lo so. Mia moglie e i miei figli dicono che esagero con quella mia mania, come la chiamano loro. E sa quale sarebbe questa mania? Tenere un diario. Pensi un po', ma dico, cosa c'è di male? Anche i ragazzini lo fanno. Beh, insomma, ai miei tempi era così, ora non so, forse no. Ma comunque, che male faccio? Dicono che ho riempito la casa di quaderni. Te credo, ho cominciato a 10 anni. Ora ne ho 72 e scrivo tutti i giorni, tutti i santi giorni. Sì, signore. È vero, ora devo annotare le cose della giornata di 2 ore in 2 ore perché, sa, la memoria. E credo che il mio amico tedesco, che mi sta sempre alle calcagna da un pezzo, si stia avvicinando sempre di più. Prima o poi mi prende, ne sono sicuro. Chi è? Era Alzheimer, ecco chi è. Buona questa, vero? Vabbè, vedo che in quanto a senso dell'umorismo voi psichiatri siete un po' debolucci. Comunque, fino a qualche tempo fa scrivevo solo di sera, prima di andare a letto. Ma lei vorrà sapere com'è cominciata questa faccenda. Vede, dottore, avevo 10 anni, appunto, ed ero molto legato a mio nonno paterno. Lui mi raccontava le favole da sempre e, anche se ormai ero grandicello, continuavo a farlo perché io glielo chiedevo. Ah, adoravo sentire la sua voce e come interpretava i vari personaggi della storia. Inutile dire che ormai quelle storie le conoscevo a memoria. Ma un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno, mi accorsi che il nonno ogni tanto tentennava. Restava un momento come sopra pensiero e poi riprendeva a raccontare. Ma poco male, avevo ormai la sua bella età e quindi... Ma quella volta, quella maledetta volta, il nonno, dopo aver guardato il vuoto per un bel po', cosa fece? Cambiò la storia. Sì, signore, la cambiò. E cambiò pure il finale. Non ricordava più l'originale e quindi inventò. Cominciò così il declino e non si fermò più. Dimenticava sempre più cose e sempre più velocemente. Quando mi chiamò con il nome del suo cane, scoppiai a piangere. Morì poco tempo dopo, ormai completamente inconsapevole di tutto. Di ritorno dal funerale presi la decisione, la grande, definitiva decisione della mia vita. Non avrei mai dimenticato nulla, anzi, avrei ricordato tutto, che non è proprio la stessa cosa. E così, da quel giorno, cominciai a tenere il diario. Ah, ma mica il solito diario, sa? Non annotavo solo gli avvenimenti più importanti o i pensieri, le emozioni, eccetera, eccetera. No, io annotavo tutto, proprio tutto, da quando mi alzavo al mattino a quando andavo a letto la sera. Scrivevo tutto quello che avevo fatto, visto, pensato, tutti i discorsi con i compagni di scuola, le interrogazioni, le paure, gli entusiasmi. Insomma, dottore, mi ha capito, no? Tutto. Così iniziò e non mi fermai più.
Sia ben chiaro, la mia vita andava avanti come quella di tutti gli altri. Studiavo, giocavo, crescevo, mi innamoravo, soffrivo. Come tutti, insomma. Finiti gli studi, cominciai a lavorare. Poi mi sposai, venne il mutuo della casa, vennero i figli, due, tutto come tutti, niente di particolare o di strano, solo che io scrivevo tutto sui miei quaderni, che crescevano di numero. Mia moglie mi prendeva in giro, questa faccenda del diario la divertiva. Ogni tanto, sa cosa facevo per sorprenderla? Ah, non lo immagina, dottore, le dicevo, prendi un quaderno, quello che vuoi. E lei prendeva un quaderno di anni prima, lo apriva a caso e cominciava a leggere. Dopo poche righe la interrompevo e continuavo io. Ma non a leggere, no no, le recitavo per filo e per segno tutta la giornata. E mentre lo facevo rivivevo veramente tutte le emozioni di quel giorno, come se le vivessi in quel momento. Ah, sapesse, lei mi ascoltava allibita, estasiata, ma a dire il vero a volte mi pareva anche un po' spaventata. Bah, chissà perché. Comunque, fu verso i 50-52 anni che le cose cominciarono a cambiare. Eh sì, cominciai ad avere qualche difficoltà ad annotare le mattinate. Ma le cose principali le avevo ben impresse nella mente, ma ecco, come dire, le sfumature, le inezie, le cosucce di poco conto, ecco, erano come avvolte in una nebbia, nascoste. Allora mi decisi a fare due sedute di diario, una dopo pranzo e una dopo cena. Dottore, detta così sembra una medicina. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, a questo punto mia moglie cominciò a preoccuparsi sul serio. Anche i miei figli mi guardavano in modo strano. Cercarono di portarmi da uno strizza... mi scusi, non volevo. Mi ha capito. Naturalmente mi rifiutai sempre con la massima fermezza. Lei è il primo che vedo. Ora, il problema, caro dottore, si fa serio. Me ne rendo conto. Vede, è imperativo per me ricordare, e per ricordare devo scrivere. Forse è proprio l'atto stesso di scrivere che mi fa ricordare, ma appunto per scrivere devo ricordare. Se prendo un quaderno, che so, di una trentina di anni fa e leggo una giornata, la rivivo tutta dal mattino alla sera, ma se leggo per esempio l'altro ieri, non ricordo, dottore. Non ricordo nulla, buio, nero, niente, nix, nada. E ho dovuto scriverla di 2 ore in 2 ore. Quindi dovrebbe essere lì, nella mia testa. E invece, ma si rende conto? Come il nonno, uguale, come lui. Ma che ci faccio ancora qui? Io devo scrivere, annotare, perché io non posso non ricordare. Io sono Beppe Mandalino. Vede che me lo ricordo, dottore? È così? Ho detto così? Proprio così? Mandalino. Beppe Mandalino è il mio nome. No, non ho detto così. Come ho detto?